Un 2015 che per Delta Mizara si chiude con un fatturato di oltre 400.000 euro e soprattutto con un aumento di circa il 37% rispetto all'anno precedente. Sì, è un bilancio che ci ha dato ancora una volta soddisfazione. La cooperativa non persegue una crescita a tutti i costi, sempre e comunque. L'ho ribadito anche oggi nel corso della nostra assemblea, la nostra filosofia è quella di una crescita anche lenta in certi momenti, ma sicuramente sana e solida, e questo risultato di fatturato, ma anche quello di un utile superiore ai 50.000 euro, è stato sicuramente un dato positivo. Dal punto di vista del mercato, sia nel 2015, ma ormai siamo quasi a metà del 2016, quali le novità? Sicuramente, dunque, noi ci siamo specializzati in quello che è un'attività di raccolta porta a porta dei rifiuti, soprattutto per i piccoli comuni dell'entroterra. La normativa a breve probabilmente cambierà, ci saranno più dei gruppi di comuni che dovranno organizzare questo tipo di servizi, e quindi potrebbe essere necessario per la nostra cooperativa un riposizionamento, non tanto nel senso di cambiare mestiere, quanto di cominciare a stringere delle alleanze, trovare delle collaborazioni possibili con ditte magari più strutturate che possono essere poi candidate alla gestione dei servizi di ambito. L'assemblea si è chiusa da pochissimi minuti, la sala si è svuotata in questo momento. C'è qualche richiesta particolare che i soci hanno fatto in questa assemblea? Sì, come spesso accade, c'è stata una richiesta di utilizzare i risultati di esercizio per migliorare correttamente le condizioni di vita di ognuno di loro, quindi banalmente si può dire con la richiesta di un aumento, ma non è mai una richiesta banale, perché è chiaro che volere guadagnare di più per poter migliorare la propria condizione è una richiesta assolutamente lecita e normale. Ho ribadito quella che è la nostra filosofia, quella intanto di garantire quello che è da garantire a tutti i costi, che sono sempre i diritti e l'applicazione integrale del contratto di lavoro. La cooperativa riconosce comunque da anni ormai un ristorno, e questo è comunque un miglioramento di quelle che sono le condizioni di vita del lavoratore, anche se noi in questo momento riconosciamo il ristorno come aumento gratuito del capitale sociale. È comunque una ricchezza che conferisce nelle tasche del lavoratore, magari in maniera differita, ma che comunque contribuisce a migliorare il suo livello di reddito.